Le idee principali dell'attività del nuovo anno riguardano soprattutto individuare la possibilità di dare una risposta al problema della casa, che in città si fa sempre più forte e che riguarda non solo le fasce meno abbienti sotto il profilo economico, ma anche e soprattutto con una fascia ancora più vasta di cittadinanza che riguarda le cosiddette categorie intermedie, quindi giovani coppie, anziani, e nel piano regolatore abbiamo la possibilità di poter dare risposta a questo nuovo bisogno. Il secondo punto su cui lavoriamo già nei primi sei mesi dell'anno riguarda la definizione di accordi con la Soprintendenza dei beni ambientali e architettonici della provincia di Napoli per il riconoscimento del centro storico UNESCO dell'interesse storico, culturale e paesaggistico che al momento è riconosciuto dall'UNESCO, ma paradossalmente ancora non lo è da parte del Ministero dei Beni Culturali. Questo provvedimento avrà una valenza forte sotto il profilo politico, ma anche a vantaggio della qualità estetica della città. Quindi ogni intervento di trasformazione dovrà misurarsi con il bisogno di garantire qualità e rispetto al patrimonio storico cittadino. Il terzo provvedimento che noi stiamo varando riguarda un nuovo utilizzo di sistemi di finanza innovativa che quindi sgravano l'amministrazione comunale di oneri economici, che quindi coinvolgendo maggiormente il privato per la realizzazione delle attrezzature di interesse pubblico. Mi riferisco a impianti sportivi, ad asili nido e a strutture che hanno una valenza di supporto al quartiere a vantaggio dei residenti anche a titolo gratuito, ma con una nuova forma di produzione di reddito per i privati che intraprendono queste avventure.